Era il 7 ottobre del 2006, esattamente 10 anni fa, quando la giornalista russa Anna Politkovskaja fu assassinata a Mosca, nell'ascensore di casa, a colpi di pistola. Del processo degli esecutori, dei mandanti, diremo tra poco. Certo è che Anna ha pagato con la vita le sue battaglie per i diritti umani in Cecenia, le sue denunce circa la deriva autoritaria della Russia di Vladimir Putin. E questo è lo spunto, Francesco, per parlare della libertà di stampa in Italia e non solo in Italia. Assolutamente sì, Maurizio. Un dato su tutti: l'Italia, secondo le stime di Reporter Senza Frontiere, è scivolata al 77esimo posto dei paesi più liberi in fatto di libertà, appunto di libertà di stampa. E stavolta la politica non c'entra, c'entrano invece moltissimo i giornalisti, tanti giornalisti minacciati che abbiamo nel nostro paese. Una di queste è Federica Angeli di Repubblica, coraggiosissima cronista che saluto, benvenuta a Punto di Vista. Federica Angeli, con te invece ce l'hanno i clan, la malavita di Ostia, città sul litorale romano dove peraltro continui a vivere con i tuoi bambini. Cosa è successo? È successo che nel 2013 ho fatto un'inchiesta per il sito di Repubblica dove ho scoperto che la politica e la pubblica amministrazione era sostanzialmente guidata e comandata dai clan di Ostia, una mini mafia capitale. Quindi sono andata in un lido dove gli Spada avevano cacciato i precedenti proprietari. Gli Spada sono i cugini dei più noti Casa Monica, un clan di origine nomade, e sono stata sequestrata in una stanzetta per 2 ore quando Spada si è accorto che stavo riprendendo con la telecamera. Cosa avevo scoperto? Avevo scoperto che grazie alla corruzione di un direttore dell'ufficio tecnico, lui era riuscito ad avere questo lido nel giro di 15 giorni, revocando la licenza, la concessione balneare ai precedenti. Quindi io gli chiedevo conto di questo. In quella stanza mi disse cose veramente pesanti, voleva a tutti i costi la registrazione, mi disse: io ti conosco, so che abiti a Ostia, so che hai 3 bambini, qui comandiamo noi, rassegnati, sono 40 anni che comandiamo noi, guarda altrove e scrivi di altri libri. Cos'è la paura? La paura per me è la molla che non mi fa fermare. Sarei bugiarda se dicessi che non ho paura, perché sono persone pericolose, lo hanno dimostrato con vari arresti che si sono susseguiti nel corso degli anni. Per me è lo stimolo a non piegarmi a quelle regole. L'ultimo episodio di intimidazione riguarda proprio di ieri o di oggi, credo di ieri, perché hai definito un falso ordigno quello rinvenuto sul davanzale di un collaboratore del vice sindaco di Roma, Frongia, e contro di te sono partiti gli strali, sì, del Movimento 5 Stelle, senza naturalmente voler fare un paragone tra le varie intimidazioni, no, però certo. Che cosa significa questo? Dunque voglio spiegare che in realtà io questa notizia l'ho appresa facendo cronaca nera giudiziaria da fonti attendibilissime della Questura di Roma, per cui ho dato notizia del fatto che comunque non era un ordigno ma erano 3 pile, 3 torcioni lasciati sul davanzale e che comunque le forze dell'ordine stavano indagando. Che non poteva esplodere, diciamo. Che non poteva esplodere, per cui diciamo forse era stato un po' eccessivo come era stata proposta ai militanti grillini questa notizia. Questa mattina, forte della violenza sul web, un po' voglio dire bipartisan, non voglio criminalizzare solo un determinato elettorato, erano partiti sfottò nei confronti dei grillini, quindi io faccio un tweet riparatorio in cui dico: pensiamo però che questa persona può aver avuto paura, anche se non è un ordigno, certo. Scrivo anche una piuma lasciata nella cassetta postale di casa propria, io posso dirlo, voglio dire, a me hanno messo la benzina sotto la porta di casa alle 4 del pomeriggio, ero con i miei figli, quindi figuriamoci se io mi permetto di scherzare su un'intimidazione. È scattato un post di Grillo in cui invitava con l'hashtag Angeli chiedi scusa, esortava diciamo i suoi militanti all'insulto, e questo è stato tecnicamente, perché mi hanno scritto: mi auguro che tu possa ricevere un pacco bomba a casa. Insomma, hanno chiesto che ti fosse tolta la scorta. Hanno chiesto che mi fosse tolta la scorta e continuano quel discorso che me la pagano loro la scorta, che è una cosa diciamo tecnicamente vera, ma non è una cosa che ho scelto io, è una situazione in cui io sono finita per continuare a fare il mio mestiere. Non è certo piacevole, diciamo. Non è certo piacevole. Giuseppe Giulietti, la federazione naturalmente
È intervenuta però un fatto che la gogna sul web, soprattutto nei confronti dei giornalisti, è una cosa ormai all'ordine del giorno. Come se ne esce? Contrastando la gogna, non solo quella verso i giornalisti, vedete, quando per esempio si chiede il ritiro della scorta a cronisti, vale per Federica Angela, per Roberto Saviano, per Lirio Abate, Giovanni Tizia, non si sa che le scorte non le chiedono i cronisti, sono imposte perché gli inquirenti li ritengono a rischio e sono a rischio perché per conto dell'opinione pubblica hanno acceso i riflettori sulla mafia e la corruzione. È vero che in Italia la stampa scivola indietro nelle graduatorie della libertà di stampa, però lo sapete perché scivola indietro? Perché i giornalisti italiani vivono sotto scorta, in molti casi, perché minacciati dalla mafia e vengono anche uccisi. E questo qui, un giornalista ucciso, quello che magari, come dice Sancho, ha 10 persone sulla coscienza per le guerre, ci porta 100 caselle indietro nella classifica della libertà di stampa. Un giornalista ucciso. E ne muoiono di giornalisti in Italia.